Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft e quest'oggi casa alta dedicata a Fere, dato che gli ho voluto fare un regalo veramente stupendo. Guardate che meraviglia di casa alta, è bellissima. Mi sto commuovendo, Steph, è la cosa più bella che io abbia mai visto. Ma come hai fatto a far fare una casa alta così figa? È bellissima. È a mani basse la casa alta più bella che abbiamo mai fatto. Sì, assolutamente sì, non abbiamo mai fatto di così belle. Però... che c'è? Io questa l'ho data da fare perché ho pensato, ah, faccio felice Fere, faccio una sorpresa, una cosa carina. Ok. Qual è la probabilità che il guardiano ci faccia fare questo video? No, Fere? Giro ci rompe le scatole. No, allora, Fere, pensiamoci. Ci ha bloccato 3 giorni in una dimensione. Poi siamo tornati e ci ha rovinato la Lucky Race. Dopodiché ci ha rovinato anche la Big Vanilla, quindi è riuscita ad andare anche là. Ci ha rovinato qualunque cosa abbiamo mai fatto. No, qui non può. Qui non può. Perché per me. Ok. E quindi se una cosa è fatta per me, nessuno la può rovinare. Io conto tipo fino a 30 secondi e arriverà il guardiano, lo so no, già. No, Steph, ma perché devi portare allora, sfiga comunque? Armatura di caramelle super carina che era fatta per far felice Fere, che adesso ci farà come vedere era come fatta. Le sta. È fatta per far felice Fere perché... è bruttissima. Ma siamo bruttissimi. Ma perché siamo così osceni? Dicevo, è fatta per farci Penso fare la casa alta di caramelle. Non essere fatta perché così. Siamo... secondo me... no, se mi levo questo è peggio, sembra un palettone, Steph. No, ma fa ridere così, guarda. Sembra un palettone colorato. Penso mio che Dio. Qualcosa non sia andato come doveva, ma va bene così. Allora, siamo pronti? Sì, vai. Sono proprio stupito che comparirà il guardiano. Guarda, eh. Oppa! Oh, non l'avrei no, mai detto. Tua. L'hai detto. Non l'avrei mai detto. L'hai fatto tu. Sei tu stavolta, Steph. Mi vuoi rovinare i giochi oggi? Bistecca del guardiano? Come bistecca? Ah, non le avevo viste. Ci sono. Oh, mamma mia. Io la mangio. Ok. Boh. Chiave, ah, ecco. Ok, praticamente io ho messo la chiave delle caramelle, certo. Si è corrotta la mappa, è sparita la chiave e adesso la chiave del guardiano. Che faccio? Cioè, si diverte? Sì, si diverte. Io non mi diverto, cioè, sappilo, io non mi sto divertendo e nessuno si diverte. Per prima o poi lo sconfiggiamo. A furia di prenderlo a ceffoni in tutti i video, lo stiamo sconfiggendo sempre. Però con Solini ci dovete dare una mano a capire un po' meglio gli oggetti che ci sta dando. Perché esatto, ragazzi. Secondo me se non troviamo la quadra lì, non lo so se riusciamo a batterlo. Perché secondo me ci sta dando questi oggetti. Tipo alla fine ci sarà una sorta di rebus da risolvere. E se non arriviamo pronti, lo sai che io e te siamo tonti, Steph. Assolutamente. Perché non capiamo nulla. Quindi ragazzi, con Solini non ce la facciamo. Esatto, dateci una mano perché lo sapete. Ormai ci seguite da tanto, sapete quanto siamo scemi. Vai. Ormai ci siamo, iniziamo. No, Fere, non mi piace questo rumore. No, Steph. Allora, ma o è una lavatrice o sono serpenti. Ma la lavatrice non fa questo suono, Steph. Ho capito che tu non la fai mai e non sai che rumore fa. Però ti assicuro che non è una lavatrice. Ma no, sembra un cicale. Ecco sì, cosa Steph, sembra. Vai avanti. Vai a vedere no, se ci sono cicale. No, 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 palesemente ha messo le nostre paure di proposito. Quindi le dopo tue, ci sono gli squali per ora, no, quindi, no, 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 vedrai, Steph, vedrai con gli secondo squali che ride. Secondo me ce l'ha con te perché sei tu la persona peggiore tra noi. Quindi saranno solo le tue paure. Fere, come facciamo? Ma come facciamo? Cioè, dal rumore sembra che ci siano centinaia di serpenti. Allora, abbiamo una torcia che fa un minimo di luce. Allora, ne ho visto uno alla destra. Ok. Cioè, compaiono all'ultimo con sto buio. Ah, certo, come facciamo? ma mozzicato, Steph. No, per non mi mettere ansia. Ammazzalo. No, come faccio? Schiaccialo. Allora, tu mi devi far luce, però vieni qua, dove stai scappando? Per mettiti la torcia nell'altra mano, non è che ci vogliamo molto. No, non mi sembra che funzioni sì, tanto. Sì, che funziona. Allora... Tutto ok? Aspetta. Non muore, non muore, sto infame. Ma io non ce la faccio. Ma ti sembra che li devo picchiare io? Però ho i brividi. Ok, allora dovrei averlo fatto fuori. Uno? Dovrei, perché non ci capisco nulla. Sì, però allora iniziamo a proseguire. Ok, io seguo te. Continuiamo a rimanere attaccati al muro, è una bella strategia. Ah, occhio qui. Ma perché le torce non fanno luce in questo mondo? Non lo so, dove è finita la mia torcia? Hai perso la torcia? Sì, in qualche modo. No, Fere. Penso che me l'abbia rubato un serpente. Non credo che i serpenti rubino le torce. Io credo proprio di sì. Io credo di no. Ah, Fere, è pieno, non li stai vedendo ora che io c'è buio. Io sto andando dritta, Steph, devo trovare l'uscita. No, 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 Fere, sono circondato. Fere, sto per vomitare. Vomita. Fere, sto per vomitare. Io me ne vado senza di te, Steph, sto morendo, cioè, non fa. Che faccio? Aiuto, siamo circondati. Andiamo a salvare quello lì che non sa fare altro che urlare. Ecco. Steph, almeno ne ho fatti fuori tanti, quindi ormai... la sì, strada è un po' più un libera. Corno, secondo dove te? Sei? È lì un altro. Ero dietro di te. Come hai fatto è a questo? Vedere? Io non ho più la torcia, quindi non rompere, non vedo niente. Prenditi sta cavolo di torcia. Guarda. Ok. Il genio. Ecco, vedi questo muro? Lo continuiamo a seguire. Ok? E quindi io sono andata dall'altra parte. E stavi skippando il muro dove probabilmente c'è l'uscita. Serpente? Sì, sto mangiando. Mi hai rotto le scatole.
Vai. Tu hai serpenti. Brava. Non sai fare nulla. Brava. Ok. Ok. C'è un bottone, lo premo? Sì. Visto, avevo ragione io. Adesso gli squali, guarda. No, questi sono delfini. Sì, certo. Sono delfini. Sì, certo. Ah, comunque non affoghiamo, Fere, bello. Ah, bella beh, questa forse zona. Forse quello il problema, guarda, preferirei affogare. Ah. Fatemi affogare, grazie, preferisco morire. Oh, finalmente è un posto che mi piace. Dov'è lo squalo che comparirà? Che dov'è? Bello. Dov'è? Guarda, non c'è. Certo che c'è, Steph, c'erano i serpenti, adesso ci sono gli squali. Non c'è. Sono delfini. È ovvio. Sì, non Steph, non ci casco. Fere, quello è uno squalo. Appunto. Fere, cerca l'uscita. Lo uccido. No, 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 no. Ma sono lentissimo a nuotare, come faccio a cercare un'uscita? Non lo so. Bottone di nuovo sarà? Non ne ho la più pallida idea. O passaggio segreto? Potrebbe essere entrambe le cose. Io dai, non gioco più a Minecraft. Veloce. Facciamo mono Roblox in sti giorni. Veloce. Cioè basta, Steph, sono stanca. Mi ha mozzicato. Dobbiamo fare per i consolini. Vogliamo mamma vedere mia video normali. Dobbiamo sconfiggere sto coso. Mi sta arrivando. Io quello ancora delfino, non lo vedo, sì, ragazzi, cioè, ve lo vedete? Io perché vedo la tua scrittina, Fere. Ok, ho visto io anche un vedo piranha. Ciao. Comunque, mi sono avvicinata, okay, praticamente, dove il suono si fa più forte. Guarda cosa ho notato. Perché qua il suono che sentiamo è fortissimo. Guarda. Cosa c'è qua? Lo vedi? Ah. Premi il bottone? È un bottone, vero? Sì. Fatto. Oh. Cosa? Che è sta roba? Fere! No, 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 Fere, sta... Ma... Fere, hanno solo le teste? Hanno solo le teste e sono putrefatti. Cos'è sta roba, Steph? Non lo so. Cos'è? Non lo so. Picchiali, tanto non sono loro, ovviamente. Sicura? Penso di sì. Penso che sia qualche magia del guardiano. C'è anche qualcosa che... Ti ricordi quando li abbiamo visti nella sua dimensione putrefatti? Esatto. Ma perché ne sono solo le teste, però? Non lo so, Steph. Fere, è fortissimo. Sì. Ma tu lo senti ancora il suono? Sì. Mamma mia, è fastidiosissimo. Lo so. Forse il suono che sentivi è perché eravamo vicini a loro. Esatto. Che ci attacca che vola? Sto usando, è tipo un gufo, non lo so. Sto usando le foglie perché ho notato che la sua testa fluttuante è un po' si incastra perché è un testone. Bravo, bravo, bravo. Ti voglio bene, Mark. Vai, Fere. Aiuto. Okay. Comunque è proprio fissato con Mark e Marci il guardiano, eh. Sì, sì. Io mi preoccuperei al posto loro. Ah, esatto. Cioè, non mi sembra una bella cosa. Ok. Ci siamo? L'abbiamo fatta? Sì. Dov'è Marci? È qui. È qui sopra. Ok. Attacco volante. Meno male. Però non gli ho fatto nulla. È quello il problema. È fortissimo. Ok, che avevo quasi finito. Ma non fa. Muoio. Un cuore. Meno male. Ok, io. Dov'è? Dov'è? Non lo vedo più. Un colpo. Un colpo. Daglielo. Non riesco a prenderlo. Sì, sì, ce l'ho fatta. Ok, abbiamo finito. Sì. Ce ne possiamo andare. Ok. Il suono finalmente. Che è sta roba? Peccati, inferno, fossa, inferno, prigione. 14 okay gennaio, guardiano. Cos'è sta roba? Aiuto. Fere, tieni la torcia in mano. Io l'ho persa di nuovo. Allora seguimi. Ok. Steph, che cos'è questa stanza? Questo sembra il disegno della stanza. Esatto. Sì, è molto simile perlomeno. Guarda, sì, 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 gli assomiglia un botto. E chi è quella persona? Non lo so, Steph, sono di spalle. Siamo noi, secondo te. Non posso... non posso andarci. Ok, non c'è un passaggio. No, no, non c'è un passaggio. Allora, quindi è solo un qualcosa che dobbiamo osservare. Da questa parte? Questa è una fossa. Questa è una fossa. Ok. Ma siamo noi questi, Steph? Non cioè, lo so, credo guarda, di sì. Guarda, allora, siamo di spalle, quindi è difficile da capire. Ma queste non sono le spalline della tua giacca. E questi i miei occhialini, li vedi? Sa pure disegnare? Evidentemente un artista, non so che dirti. E quindi ci sta mostrando... Allora, lì mostra noi che siamo in questa stanza. Se siamo noi, perché se allora, siamo noi. Questo personaggio femminile, se tu guardi, non è, sei tu. È diverso da quello, non sono io, non ha gli occhialini. Però cioè, magari sei quella in alto. Non lo so. No, sì, hai ragione, potrei essere quella in alto, non l'avevo notato. Aspetta che ci sono altre scale. Allora, qua non porta nulla. Okay. Mentre questa... E questi chi sono, però? Non lo so, Steph. Loser... Allora, vai in Apo, quella mi sembro sempre io, perché continuo a vedere i capelli rosa e gli occhiali okay in testa. Anche se poi è difficile da capire, perché come vedi i disegni tendono un po' tutti al rosa. Quindi chissà se i capelli poi sono davvero rosa. Però secondo me quella sono io. Gli altri non so chi sono, Steph. Ok, e questo è un parkour, quindi dobbiamo affrontare un parkour?
Però guarda, con la folla, questa folla che dice loser. Però guarda, Steph, lì alla sinistra c'è scritto Nabbo. Dove vai, Nabbo? A me lo stanno dicendo, secondo te? Sì, può essere. Può essere, effettivamente. Allora, qua non c'è altro. È il momento in cui abbiamo più indizi di sempre. Sì, sì. Infatti, prigione. Controlliamo bene tutto, Steph. Allora, qui non c'è nulla. Io qua non capisco se ci sta facendo capire cosa dobbiamo affrontare in futuro. Allora, questa è la cosa che mi incuriosisce di più, Steph. Rimettiamo. Perché fossa... È no, scritto perché, ovunque. Allora, delle altre immagini ci sono, non lo so, 2000 punti interrogativi. Questi, secondo me, siamo noi di fronte a una fossa. Quindi, perlomeno con questo disegno, secondo me, ci vuole far vedere cosa dovremo affrontare. Anche perché fossa l'abbiamo scritto, guarda, è scritto pure lì gigante. Quindi nei prossimi video affrontiamo una fossa, affrontiamo un parkour. Mentre, scusami, fare qua. Allora, questa mi sembra sempre una fossa, no? Sì, ma guarda quel coso in alto a sinistra. Cosa dovrebbe essere quello? Cos'è quello? È il guardiano? No, il guardiano è diverso, Fere. E allora che cos'è? Non lo so. È una bestia gigantesca. Aspetta, aspetta, qualche bestia creata dal guardiano. E quindi quando andremo alla fossa... No, no, non sto capendo. Stiamo campando troppo per aria. Non ha senso. E poi 14 gennaio... Magari è il giorno in cui lo... In cui andiamo nella fossa. Che adesso in cui lo dobbiamo affrontare. Il giorno in cui lo affrontiamo nella fossa. Magari ci sta dando una data. Cioè della serie. Prima o poi si stancherà di venire a romperci le scatole in tutti i video. Allora no? Allora consolini, prendete appunti un bel anche. Blocco note. Prendete gli appunti. Sparate tutte le teorie che vi vengono in mente. Perché qua abbiamo degli indizi per capire qualcosa. Abbiamo bisogno di voi. Cercate di capire più cose possibili in questo momento. E io perché vorrei chiedervi. Io non ci sto capendo più nulla. Secondo voi, e perché questo è molto importante, perché siamo vestiti in questo modo durante questa avventura? Non lo so. Allora, perché siamo sì. dei pandori colorati? Ma non era la domanda che volevo fare. Ok. Secondo voi questi siamo noi? Sì, Fere. Io voglio chiederlo anche ai consolini. Cioè, secondo voi siamo noi? Cioè, non riusciamo a capirlo troppo. Perché ovviamente siamo di spalle. Adà, non ci assomigliano in questo momento. Però altrimenti, normalmente sì. Ripeto, ci sono delle caratteristiche che a me lo fanno pensare. Però gli altri disegnati chi sono? Perché non sono nessuno che conosciamo, Steph. Non sono né Mark, né Marci, né nessuno dei nostri amici. Perché sono troppo diversi. Sono d'accordo. Allora, andiamo. Ok. Dobbiamo proseguire da qui, credo. Allora, vediamo è se c'è qualche rotto. Altra scritta. Ma si conferma. Inferno, 14 peccati. Gennaio, peccati. Ok, c'è una porta. Vai. Apri. Ok. No, che è sto posto? Bene. Oh mio Dio, ma quanto fanno schifo, dico. Io mi sto chiedendo ancora perché diamine Fere, ma è Kendall? No, è Buddy. È Buddy? È Buddy. Perché le voci sono distorte, quindi è difficile da capire. No, era Buddy. Era Buddy. Ma ci ha insultato. Ci ha insultato. Questo era Marci. Ok. Sono quasi sicuro di sì. Che succede? Non lo so, Fere. Non c'è nessuno, mi stanno venendo i brividi. Che è sta roba? Qua c'è qualcuno. Fanno schifo, nessuno dovrebbe guardarmi. Questa è Carly. È Carly. Fere? Ma cosa vuol dire, Steph? Non lo so, però non... Ma, certo che la maestra Fere non piacciono per niente. Questo è Mark. È Mark. Aiuto. Fere, non c'è nessuno, eh? Non c'è nessuno. Io il tipo che non ti supporto, sta facendo proprio schifo. Questa è Kendall. Questa è Kendall. Palese. Sì. No, Steph, io all'inizio ho panicato, non ci ho capito nulla con queste voci distorte. Per prima Mark e Marci putrefatti e ora ci insultano tutti. Cioè ci sono... Oh, mamma mia, aiuto. Fere? Che cos'è? Ken Roblox Bellic. Cos'è? Non lo vedo, Steph, cos'è? Sono tipo tutti uniti tra loro. Putrefatti sempre. Steph, sì. I brividi, che è sta roba? Ma scusami... Com'è possibile che ci abbiano insultato? Cioè, non li ho mai sentiti dire una roba del genere, tantomeno in un loro video. Da dove arriva ma la loro Ma lo spero voce? Che non sia in un loro video una roba del genere. Ma no, ce l'avrebbero detto, cioè, è impossibile, Steph, fa malissimo. Cioè, cioè, erano loro, eh. Per quanto loro. Fossero distorte le voci, erano loro, ragazzi, cioè, è impossibile non riconoscerli. Cioè, poi è ovvio, sono i nostri amici, ma figurati se non riconosco anche le loro voci distorte. Cioè, se tu sentissi la mia voce distorta, mi riconosceresti alla grande. Quindi sono cos'è? Bassissimo. Una sorta di...
confusione di tutti i nostri amici, ma malvagi, perché poi senti gli insulti. In realtà non sono tutti, però alcuni ci hanno insultato a voce e alcuni si sono mischiati. E alcuni sono mischiati qua. Però qua c'è comunque Kendall che ci ha anche insultato. Kendall è il peggiore, in poche Kendall parole. Kendall è il peggiore, cioè ci insulta e ci attacca pure. Fere, ma sono stati obbligati, io scappo in questo momento finché sei morta, sono stati costretti a insultarci? Oppure una sorta di, non lo so, di qualche cosa strana. Cioè di qualcuno che imita le loro voci, non lo so, ma anche se mi sembra impossibile, sono troppo autentiche. È basso. Ok? Ricordati che tu hai la torcia, a me non vedo una ceppa. Non la sto usando. Step è bassissimo, qualunque cosa sia è bassissimo. Sono morto, non ci posso credere. Allora, ce l'ho fatta. L'hai visto? L'ho steso di fronte a te. All'ultimo secondo dovevo morire. Esatto. Porca miseria. E adesso? Siamo tornati qua. Ok, sta roba è molto strana. Abbiamo finito. Lo spero, perché io per oggi non ne posso più. Ho il nuovo oggetto. Cos'è? Credo che sia una torta. Credo. C'è scritto golosi sulla torta. Sembra una torta tipo putrefatta. Ok, tipo una fatta torta col catrame male. E c'è scritto golosi. Ok. Questo non è il mio vero corpo e se volete affrontarmi venite nel mio mondo. Allora, qua anche senza i consolini però riesco a fare uno più uno. La fossa è il suo vero mondo. E quel coso abnorme, quell'ombra, gigantesco, quell'ombra è lui. È no, lui? Non può essere così grande. Cioè, hai visto le proporzioni col mondo? Beh, Fede, l'abbiamo però già visto nella Lucky Race. Era gigantesco e non è manco il suo vero corpo. Ecco perché è sempre tipo un ologramma comunque. Perché non è... Esatto. Noi abbiamo liberato forse tipo l'anima del guardiano, però lui sta in un suo mondo, non lo so. Ti è piaciuta la casa alta di caramelle? Sì, molto. Bella? Spero di rifarne un'altra. No, sto provando a fare teorie, Steph, perché ovviamente mi vengono 2000 dubbi in mente. Lo so. Cioè, è tutto poi che ci sta capitando così assieme, non faccio neanche in tempo adesso a abbiamo a dei disegni, delle parole, una data e gli oggetti che ci sta dando. E piano piano ci scrive anche indizi, non capisco più nulla. Consolini, mi raccomando, spammate commenti, mandateci su Instagram teorie, fate tutto quello che dovete, dateci una mano, dobbiamo capire sempre di più. Noi per adesso ci fermiamo così, esatto. Non sappiamo cosa ci attende in futuro, probabilmente a questo punto dobbiamo provare l'unica cosa che non abbiamo mai provato, vedere se in compagnia il guardiano compare, perché nella Big Vanilla comunque eravamo da soli. A questo punto dobbiamo vedere se il guardiano colpisce solo noi e provare a fare magari un video in compagnia, anche se è un po' rischioso. È una buona idea però, Lo so, però perché sono... magari non ci attacca, non se ha siamo il potere con gli di... altri. Magari è afflitto dentro di noi e non può farsi vedere. Esatto, non lo potrebbe so, essere. Non lo so. Sì. Comunque, ci fermiamo così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto, anche se deve essere 100.000 volte più bello. Guardate che meraviglia che era questa casa alta. Ci ha rovinato la casa delle caramelle. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao!